L'Italia dunque vince la medaglia d'oro con 55-525 e la Bielorussia seconda con 54-80, Russia 425. Questa è davvero una giornata storica per la formazione azzurra. Onestamente pochi avrebbero scommesso qualcosa come poco più di qualche rublo che qui a Mosca si poteva confermare il titolo conquistato a Mie per tanti motivi, e invece dobbiamo dire che la vittoria delle azzurre è stata assolutamente netta. Possiamo anche aggiungere però che da una parte era impossibile negare la vittoria alle azzurre, perché gli errori della Russia ci sono stati. Prima hanno perso l'attrezzo ai funi nastri, poi c'è stata anche la caduta con l'uscita del cerchio dalla pedana, un'altra due riprese assolutamente negative. Direi che in questo momento la grande soddisfazione deve essere riservata al direttore tecnico Marina Piazza, che sa in quali condizioni, con quanto impegno, con quanta abnegazione, queste ragazze ogni giorno vanno in palestra a lottare e a una gara. Un successo emozionante, un successo meritato, per il quale io dico grazie e bravissime a tutte le ginnaste, a tutto lo staff, in primis Emanuela Maccarani, che veramente lavora con tutta se stessa per queste ragazze, con queste ragazze che tu stesso hai visto nella palestra di Desio. Successo veramente meritato, e non posso dire altro perché l'emozione è tanta. Brave ragazze e grazie. Oh, tra l'altro questa avventura però, Marina, non è finita, perché c'è il concorso generale oggi, giustamente, che sta ancora per terminare. Vi stiamo vedendo la Germania, che è interessata a posizioni verso il quarto o quinto posto, e domani le finali di specialità, con l'Italia impegnata sia ai cerchi sia a fune e nastri, ancora una volta è Italia contro Est. Certo, sicuramente domani ci sarà di nuovo da riconfermarsi, ci dobbiamo anche aspettare lo spirito di rivincita da parte della Russia e anche della Bulgaria, della Bielorussia, e quindi occorrerà ancora altra concentrazione, altra voglia di arrivare e determinazione, cosa che, come abbiamo visto, non manca alle nostre ginnaste, che sono veramente eccezionali sotto questo aspetto. Volevo ricordare anche che Elisa Blanchi, Darina Masseroni, Elisa Santoni, Angelica Savraio, che fanno parte proprio del gruppo Aeronautica, ma ciascuna di loro ovviamente ha una società di provenienza e di appartenenza: Elisa Blanchi, Christos Velletri, Giulia Caltarossa dell'Ardor Padova, Romina Laurito della Virtus Gallarate, Daniela Masseroni, Aerobica Bergamo, Elisa Santoni della Polimnia Romana e poi Angelica Savraiuk della Petrarca Arezzo. Tra l'altro questo è un omaggio, se vogliamo, proprio con l'ultimo nome che abbiamo citato, Petrarca Arezzo,